e bentornati nella mia cucina. Oggi vediamo la ricetta di un dessert delicato e fresco, semifreddo alla vaniglia e miele d'acacia. La preparazione di questo semifreddo è facile e veloce. La ricetta prevede solo 4 ingredienti. Vediamo quali sono: 250 g di mascarpone, 200 ml di panna montata, 200 ml di miele d'acacia ed una stecca di vaniglia. Iniziamo la preparazione. Versiamo il mascarpone in una ciotola più grande e lo lavoriamo con il miele. Mescoliamo per bene il mascarpone con il miele fino ad ottenere una crema omogenea e liscia. Adesso aggiungiamo la vaniglia. Con un coltellino incidiamo la stecca di vaniglia e con la punta preleviamo l'interno. Mescoliamo ancora la crema in modo che la vaniglia si amalgami per bene ed infine incorporiamo la panna. Mescoliamo ancora. Dobbiamo ottenere una crema omogenea e liscia, senza grumi. Adesso versiamo la nostra crema al miele in uno stampino. Ci vuole uno stampino lungo e piuttosto alto. Va benissimo un comune stampo da plum cake che dovete foderare con della pellicola trasparente. Versiamo la crema. E andiamo a livellare la crema con una spatola. Per finire chiudiamo con la pellicola. Per bene. E mettiamo in freezer per almeno 10-12 ore. Trascorso il giusto tempo in freezer, possiamo sformare il nostro semifreddo. Solleviamo la pellicola che si trova alla base e lo sformiamo direttamente in un vassoio. Ecco qua. Togliamo tutta la pellicola. E il nostro semifreddo è pronto per essere servito. Andiamo a tagliare una fetta. E la mettiamo in un piattino che abbiamo decorato con del cacao. Ha già un gusto delicato ma ben definito, con questo miele di acacia vanigliato, quindi io lo preferisco così anche perché adoro il miele. Però se siete proprio golosi potete guarnire ciascuna fettina con della glassa al cioccolato o al caramello oppure con dello sciroppo d'acero. E adesso non vi resta che gustarlo. Ciao e alla prossima video ricetta!